Flavio Briatore, Carlo d'Inghilterra e Barack Obama hanno scelto Trattoria dal Chiodo, cucina casariccia per tutto il mondo. Ribollita, stinco, maccheroni e tutto quanto possa sballare i tuoi trigliceridi, garantito dall'Accademia del Colesterolo. Dal Chiodo, the best osobuco in the world. Ciclista lascia le gengive su un cartello stradale, passeranno 2 mesi prima che armangi con la forchetta. S'aprirà sabato la prima edizione della Sagra dell'Esplosivo con l'evento Ustioni sotto le stelle. Nelle serate pirotecniche verranno lanciati razzi e fischioni sul groppone del festoso pubblico che interverrà col casco integrale per evitare le calunnie. Per i più arditi, solo a pagamento, pallone de Maradona esploso dentro all'autobus. Gli organizzatori sperano di fare almeno 3 feriti gravi e una decina di persone con ustioni varie. Denunciato per circospezione di imbecille, il famigerato antiquario Severino Segantini, detto il Sola, aveva incappettato a pressione 2 tordi inglesi in vacanza a Arezzo. Ne aveva venduto oggetti impossibili, tra i quali il frullatore De Piero della Francesca, dove il famoso artista avrebbe mescolato i colori, un olio su tela, dove dice avrebbe mangiato la bruschetta Michelangelo, un crocefisso del 1200 a.C. e il famoso trittico di Eudard Munch, la martellata sul dito de Munch, l'urlo de Munch e il famosissimo moccolo de Munch. Gli schianti al bombolone del GPL in superstrada è successo a Monte San Savino. L'operaio con l'esche Arnaldo è isolato in un seminterrato all'ospedale San Donato perché da quanto gli fischio l'orecchia de notte sveglia tutti i ricoverati. Lettera di protesta al comune da parte dei cittadini de Siciliano per il traffico sulla Casentinese. Anche noi vogliamo le prostitute deceleranti. All'Olmo ce sono, sul raccordo de Battifolle ce sono, alla Sella ce n'è una ventina. Noi un sepole manco a traversare la via. Vi par giusto? Vogliamo almeno 2 prostitute e un trans che rallenti il traffico. Gennaro Caloscia della FIP, Federazione Italiana Papponi, in collaborazione con l'assessorato all'urbanistica, ha dichiarato: ho a cuore la salute dei cittadini, cercherò di fare il possibile. Anche questa edizione è finita e... Viva il Papa, viva il Papa!